Un giorno il Santo Padre Antonio, mentre sedeva nel deserto, fu preso da sconforto e da fitta tenebra di pensieri e diceva a Dio: «Oh Signore, io voglio salvarmi, ma i pensieri me lo impediscono. Che posso fare nella mia afflizione?» Ora, sporgendosi un po', Antonio vede un altro come lui, che sta seduto e lavora, poi interrompe il lavoro, si alza in piedi e prega, poi di nuovo si mette seduto a intrecciare corde e poi ancora si alza e prega. Era un angelo del Signore mandato per correggere Antonio e dargli forza. Io udii l'angelo che diceva: «Fa così e sarai salvo». All'udire quelle parole fu preso da grande gioia e coraggio. Così fece e si salvò. Il padre Antonio, volgendo lo sguardo all'abisso dei giudizi di Dio, chiese: «O Signore, come mai alcuni muoiono giovani, altri vecchissimi? Perché alcuni sono poveri e altri ricchi? Perché degli empi sono ricchi e dei giusti sono poveri?» E giunse a lui una voce che disse: «Antonio, bada a te stesso, sono giudizi di Dio questi, non ti giova conoscerli».